una osservazione su quello che sulla conclusione di Stefano. Questa esperienza pilota per noi Acu Campania, che voglio dire è stata voluta ed è stata supportata egregiamente da uno sponsor importante che è qui presente, al quale tra poco lascio anche la parola per l'associazione che rappresenta, è un metodo per il quale noi vogliamo dare pragmaticamente la prova che non sono teorie, ipotesi fumose come il relatore tra poco vi spiegherà, ma sono fatti concreti, conseguiti sistematicamente in più anni. Cioè qui non c'è da inventare l'acqua calda, raffreddata e riscaldata di nuovo, è acqua e basta, ma è acqua che è un'esperienza percorribile in qualunque realtà. Peraltro già alcune regioni, indipendentemente solo per il passaparola, per il tam tam, hanno cominciato a prendere contatti perché vogliono avviare questo tipo di replicare questo tipo di iniziativa nei loro territori. Passo la parola all'architetto Antonio Cecoro, caro amico, oltre che responsabile regionale dell'Asso Balneari, di cui avete visto il loghetto sotto il poster, che in prima persona, non solo come organizzatore di una categoria imprenditoriale, ma come imprenditore lui stesso, perché ne ha sposato intimamente la causa e gli obiettivi, ha fatto la famosa quadratura del cerchio, che da architetto è anche abbastanza facile, però insomma voglio dire ci provassero gli altri adesso. Grazie Antonio. Grazie. Se funziona il microfono, se no alzi la voce. Sì, dovrebbe essere quello, sì. Se riesco a farvi sentire, se no con il microfono non so se mi sento. Allora, buonasera, io ringrazio Enrico Edoardo di questa opportunità stasera di raccontare un'esperienza che ci ha visto partecipi già, beh, questo è il quinto anno nel quale abbiamo attivato una procedura. Quindi l'esperienza che vi racconto fondamentalmente parte dalla visione del professore Tonsello per quanto riguarda la possibilità dell'utilizzo dei rifiuti, non inteso più come rifiuto, ma bensì come materiale, come risorsa da recuperare. Quindi grazie esclusivamente alla visione del professore Tonsello, che voglio dire, ha individuato, ha intravisto in una norma che deriva da fonti comunitarie, ha intravisto la possibilità, quella che invoca sempre, lo sento sempre citare, che il rifiuto non è un aggravio, è una risorsa che, voglio dire, le condizioni dovrebbero prima o poi invertire questa tendenza. Ma dall'esperienza poi pratica che abbiamo fatto, perché in effetti tramite questa visione, quindi questa possibilità di attuare un sistema per le imprese in questo caso, abbiamo poi dovuto fare i conti con tutto quello, e qui le associazioni, l'associazione, l'ACU in particolare, nel raccontarvi questi piccoli passaggi sui quali siamo dovuti intervenire, avrà la possibilità di capire che difficoltà ho tutto. Io penso che oltre alla capacità del professore c'è stata anche una bella quantità di fortuna che ci hanno consentito di arrivare a questo risultato. O di ostinazione piuttosto. Probabilmente anche un po' di ostinazione, questo è anche vero. Allora, noi sono tosti. Noi pure ci loro non scherzano. Non abbiamo infatti perciò l'intesa è stata immediata. Poi in effetti che cosa abbiamo fatto? Perché sembra una cosa molto articolata, ma l'articolazione è solo burocratica. Di fatto sull'attività che svolgo io, c'è uno stabilimento balneare, diciamo anche abbastanza grande, dove con un sistema messo a punto con una ditta che fa un sistema di raccolta, quindi che preleva questi materiali, siamo riusciti a far sì che tra il primo e il secondo anno abbiamo fatto sì che da questa struttura non venisse più prodotto rifiuto. Siamo arrivati al 97,3% di materiale recuperato,
Quindi praticamente non esce più nulla che non sia separato. L'abbiamo fatto anche con l'ausilio di una compostiera, anzi di due compostiere che sono state fatte, una sul posto, un'altra è stata acquistata perché è elettrica. E questo sistema che abbiamo organizzato su questa piccola attività, questa impresa balneare, ci ha consentito di poter dare dei risultati veramente inaspettati. Io quest'anno abbiamo verificato da pochi dati dell'anno passato, avrò 22 tonnellate di materiale è stato recuperato. Immaginate, io sono un'impresa, e quindi 22 tonnellate di materiale non è andata a finire né in una discarica né in una stradina di campagna, né andata a fare compagnia a quanti milioni di tonnellate di rifiuti stanno scaricate su suoli agricoli di prima classe. Cioè, è stato consentito in questa regione di occupare al posto di centinaia di filiere di vite maritate, non so se conoscete la specie, sì. Una tipologia di uva che veniva raccolta con un sistema di scale a 20 metri, che bastava solo vedere come veniva raccolta, era una forma d'arte questa raccolta di uva. Praticamente è stato sostituito tutta questa terra, dava tre raccolte all'anno, è stato sostituito semplicemente poggiandoci sopra milioni di tonnellate di rifiuti. Quindi questo è stato l'utilizzo più intelligente che hanno potuto fare con questi rifiuti. Allora, noi siamo partiti, quindi abbiamo sviluppato con il professor Donzelli un progetto, con la ditta che ci segue ovviamente, perché in effetti ho iniziato da solo, non c'è un altro riferimento. Siamo stati i primi in Italia ad attuare un sistema del genere, quindi abbiamo fatto con delle comunicazioni al comune, abbiamo applicato i criteri dei rifiuti assimilati agli urbani. Quindi per tutta questa fattispecie di rifiuti io prendo questo rifiuto, lo separo e lo conferisco a una ditta privata, la quale il materiale, così come glielo conferisco, una parte glielo pago quello che devo pagare, un'altra parte vengo ricompensato per la quantità di rifiuti che per il valore del che non è rifiuti, il valore del materiale, la materia prima seconda che conferisco alla ditta. Da qui è iniziata una vicenda non tanto legata all'attività, perché vi posso dire la cosa più lineare è stata poi quella di far sì che non ci fosse più rifiuti, ci fosse materiale recuperato. La difficoltà più grossa l'abbiamo avuto con gli amministratori, dove dopo il terzo anno, a quale la norma prevede che per il materiale che io dimostro di aver conferito a recupero devo avere una riduzione della quota variabile dell'attuale TARI proporzionale a quanto io dimostro di aver materialmente recuperato. Dopo il terzo anno il comune non ci ha proprio risposto, abbiamo inteso l'avvocato chiedere al giudice, per il silenzio dell'amministrazione, di farci dare una risposta. Il giudice ovviamente si è espresso anche rapidamente, parlo del tribunale amministrativo, e ha detto al comune che ci doveva rispondere e doveva applicare la riduzione in maniera proporzionale a quello che noi dimostravamo con la documentazione di aver materialmente recuperato, quindi non inquinato. Quindi l'idea di chi inquina paga è chiaramente espresso in questa sentenza. Il comune, quindi, dopo tre anni, Edoardo, tu la questione la conosci bene, pensavamo che di aver risolto il problema. Allora, noi il problema non l'avevamo nemmeno affrontato a quel punto là, perché questa amministrazione, di fronte a un atto firmato, noi siamo andati in prima sezione all'epoca, c'era il presidente del TAR, quindi su questa sentenza, all'epoca c'era una terna prefettizia, e quello ci ha meravigliato ancora di più, perché i prefettizi. Le risposte che abbiamo avuto sono state veramente fantasiose. Ne abbiamo avute due, di cui una materialmente ci è stata indirizzata a noi come attività, la mia in impresa familiare, quindi in sanità da mia madre, che è la titolare, nel quale veniva semplicemente indicato che se l'avessimo fatto un altro anno questo sistema di raccolta ci avrebbero chiuso il lido, ci avrebbero revocato la concessione. Questa è una notizia. Questa era la cosa, ci avrebbero tolto tutte le autorizzazioni e anche i titoli concessori. Pensate, cioè, l'attività l'abbiamo dal 1948, abbiamo questa attività, non è che abbiamo aperto proprio l'altro ieri.
Il rifiuto eri tu. Praticamente hanno detto chiudiamolo, abbiamo un problema, facciamo via. È così che si fa. E questo, cioè, in maniera molto chiara, non è che me l'hanno detto, sa, forse è qualche problema. No, me l'hanno proprio scritto e me l'hanno messo per uscito. C'è una motivazione su questa legge? No, che la mia era una protesta. Io stavo facendo una protesta, infatti raccoglievo decine di tonnellate di rifiuti per protesta. La seconda poi è arrivata dall'ufficio ragioneria, io non voglio fare, però questa cosa è stata talmente eclatante che voglio dire, a me proprio mi ha congelato, perché la seconda nota intimava al giudice, poi una questione amministrativa, c'è qualche vero vuoto, intimava al giudice dicendo: caro giudice, le norme che lei ha citato nella sentenza non sono nel nostro regolamento comunale. Lei non le può applicare. E vi voglio dire, se a me era assunta, la seconda risposta è stata: fra tutto questo continuano a fare uno Stato nello Stato. Era perverso. Pensate che quel comune tecnicamente avrebbe un consiglio comunale che ha le due camere del Parlamento tutte insieme, concentrate, cioè quello che delibera là è legge di Stato. Abbiamo preso coscienza di questo. Ma il grave è che erano funzionari della prefettura, cioè viceprefetti, aiutanti, cioè stiamo parlando di persone che sono al vertice della pubblica amministrazione, che hanno seguito un percorso. Ma non esiste la corruzione in Italia? No, è una così, un'immaginazione, immagine collettiva, una farneticazione collettiva. Allora, di fronte a queste aberrazioni amministrative, chiamiamole così, abbiamo ovviamente dovuto rimpugnare tutti e due gli atti, però la questione è andata anche un poco sulla carta stampata, per fortuna che qualcuno ha raccolto questa questione, si è interessato il Corriere del Mezzogiorno con un'intervista fatta con la dottoressa Puntillo, la giornalista, che ci ha dato un ampio spazio su questa cosa, perché veramente aveva proprio dell'incredibile, perché le risposte erano proprio assurde. Poi si è interessato Gianantonio Stella, quel quale ha preso questo riferimento. Siamo andati a finire in prima pagina sul Corriere della Sera, proprio in prima pagina, con una pagina fatta da Gianantonio Stella interamente su questa cosa qua. Non vi dico ovviamente... Quando è uscita questa pagina? Ti ricordi? Sì. Più o meno, ce l'ho, ma la teniamo pubblicata pure. Un giorno fa, 7 anni fa? No, l'anno scorso. Perché io compro sempre quella della sera. L'anno scorso. Purtroppo. È sfuggito. Non è che leggo su Google. Quello che vi dico, noi abbiamo il sito nostro e pubblicato tutto. No, ma la questione da quel punto, da quelle due note che vi ho raccontato, poi si è ingigantita, certo. Veramente. A quel punto là o ci arrendavamo o continuavamo la questione. Si è innescato tutto un meccanismo mediatico, per cui pure Rai 1 si è interessato, sono interessati varie testate giornalistiche. Il presidente della Commissione Ambiente, Ermete Realacci, ha fatto un'interrogazione parlamentare a 3 ministri per sapere, scusate, ma 3 prefetti come fanno a scrivere una cosa del genere? Comunque, secondo me, io non ho subito conseguenze, ve lo dico proprio per come quello che mi sento di che la situazione, perché poi non è degenerata, perché si è creato una tale amplificazione di questa cosa che non hanno proprio potuto mettermi le mani addosso, metaforicamente, ma quasi, per cui hanno fatto interrogazione parlamentare a 3 ministri, pure al ministro degli interni, per capire se uno chiede di applicare una legge e gli rispondono che gli tolgono i titoli e qualche cosa non andava. Quindi sotto questo aspetto qua diciamo che siamo andati avanti un poco, quindi l'amministrazione ha poi subito, voglio dire, perché poi da lì non c'è stato più interlocuzione rispetto a questi atti qua, e la questione si è messa sotto questo profilo, quindi non abbiamo avuto problemi. Io l'ho continuato a fare, questo è il 5º anno che svolgo questa attività. Immaginate che la difficoltà che incontriamo a farla fare in Campania è veramente decuplicata, è un ostacolo infinito, perché dovete superare 10.000 condizionamenti che già le persone, gli imprenditori hanno, perché c'è proprio un condizionamento. Il fatto di porre una questione così a un comune diventa qualcosa di difficile da far permeare nelle mentalità degli imprenditori. Col professore ci invitarono, giusto 2 anni fa, ci invitarono nelle Marche, dove c'è il responsabile regionale delle spiagge, che è un amico mio, ovviamente stiamo nella stessa federazione.
ci invitarono lì per presentare, per vedere l'esperienza che avevamo maturato noi, che effetti aveva anche rispetto a un'economia, perché tenete presente che oltre ad avere un impatto, senza voler valutare l'impatto ambientale, che voglio dire è evidente, cioè parliamo di attività che non producono più rifiuto, cioè noi l'abbiamo proprio azzerato, infatti alcuni articoli parlavano di rifiuto zero per davvero, perché non era uno spot di qualche cosa, era realmente con questo sistema che l'abbiamo chiamato GARD, gestione autonoma rifiuti derivati dagli assimilati, siamo riusciti ad azzerare. In una giornata fummo ospiti a Giulianova Marche, dove in un consiglio comunale c'erano i sindaci, quant'altro, c'erano tutti gli imprenditori del posto, anche strutture alberghiere, presentammo questo progetto. La coesione delle imprese, la si vede che ha un'altra forza. Il giorno dopo 42 imprese hanno applicato anche loro gli stessi criteri e sono andati avanti. Ovviamente anche lì le amministrazioni poi si sono poste, rispetto a quella donanza che fu fatta lì, erano disponibili. Il giorno dopo alla prova dei chiaramente fatti, cambiarono idea, perché voglio dire fondamentalmente quello su cui noi ci andiamo a scontrare è innanzitutto un sistema che in Campania si è talmente consolidato che vede assunti non so quante decine di migliaia di persone in questo sistema, per far cosa non si è capito, però i costi di tutto questo investimento, per non parlare poi di tutte le eccezionalità che abbiamo avuto come commissariamenti straordinari, 20 anni di commissariamento, tutto straordinario, per conteggiare miliardi di euro che da qualche parte poi dovrebbero andare a finire. Poi ci sono i bilanci comunali, dove penso nella maggioranza, parlo delle zone, non mi voglio allargare, parlo perlomeno di una buona fetta della Campania, ovviamente ci sono sempre le eccezioni da dove rilevare, però i bilanci comunali fanno riferimento a questo dei rifiuti come praticamente il salvadanaio su cui inserire qualunque cosa, cioè tenendo presente che quello dovrebbe essere un servizio per cui la compensazione dovrebbe essere messo in spesa quello che effettivamente viene fatto, ci rendiamo conto che immaginiamo un comune come quello di Castel Volturno, tanto per darvi l'idea della proporzione della cosa, con 20.000 residenti e altri 20.000 probabilmente residenti non censiti, ha 9 milioni e mezzo di euro all'anno di spese per una raccolta dei rifiuti che probabilmente non fa neanche. E sono dei costi che in qualche modo sulle imprese hanno un peso pazzesco, perché noi arriviamo negli ultimi anni, prima che iniziasse questa procedura, ad avere un costo dei rifiuti che superava abbondantemente i costi delle concessioni, cioè un servizio mi costava di più di quanto io pago allo Stato per fare proprio l'attività, ed è una sproporzione che per un'impresa significa chiudere, cioè non c'è l'altra strada. Poi pure con Stefano una volta ragionavamo, perché la necessità che avremmo noi, ma penso anche i cittadini, è quella di avere un supporto. Allora, per le imprese ho detto, poi amministrativamente siamo riusciti ad ottenere un risultato e adesso stiamo spingendo affinché quando più aziende riescano ad attivare questa procedura di fargliela fare. Sotto il profilo invece dei cittadini c'è la possibilità da parte dei comuni, anzi secondo me c'è proprio l'impossibilità a non farlo, quindi è l'inverso, di fare una raccolta dei rifiuti puntuale. Quindi noi paghiamo quello che effettivamente conferiamo. Allora, dalle parti nostre è qualcosa sia sull'assimilabilità per le imprese, sia per quanto riguarda i cittadini, questa opportunità è assolutamente negata, cioè non si capisce, cioè il motivo perché si capisce, però ovviamente ci sarebbe la necessità di spingere in questa direzione in una maniera proprio evidente, sotto qualunque aspetto, perché anche il cittadino, che ovviamente oggi con le norme già avendo una compostiera può ridurre la percentuale dei costi, ma la cattiva gestione non può sempre ricadere su tutti, chi gestisce male non può proprio amministrarla questa vicenda, però si potrà fare solo quando ci sarà una grossa sinergia tra chi attiva un procedimento di assimilabilità per cui non lo produce più il rifiuto e chi dall'altra parte per un'abitazione civile paga quello che deve pagare, perché all'interno di queste tariffe dei rifiuti inseriscono tutto tranne i rifiuti, cioè ormai è diventato il salvadanaio. È una quota marginale il costo del servizio dei rifiuti. La cosa più falsa al mondo sono i bilanci comunali. Sia proprio solito interrompo, stavolta interrompo sul serio. Ma quando io compro questo bicchiere sul mercato, no, io l'ho già pagato. Tra l'altro.
Scusa. No, 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 perché non ultimo abbiamo fatto un incontro giusto per affrontare la questione, perché secondo me abbiamo toccato dei nervi molto scoperti. È intervenuto, come diceva il professor Donzello, il magistrato Pennisi, che è il procuratore nazionale per i reati ambientali della Direzione Nazionale Antimafia. E qua abbiamo fatto un convegno gennaio scorso a Napoli, e ci disse semplicemente che voi siete completamente folli. Proprio ai soldi del convegno abbiamo iniziato con questa notizia, ha detto voi non è che vi siete messi contro le camorre, perché sarebbe banale, manco tanto. Ha detto contro quelle organizzazioni che usano questo perché siamo tutti sottomessi a questo sistema. Quindi avete fatto una cosa che io per incoscienza, il professore solo lui l'ha fatto con grande coscienza di obiettivo. Chissà da dove arriva. Cosa? Il tuo professore. È con noi, quindi adesso stiamo facendo dei passaggi, perché anche sulla provincia di Napoli quest'anno avremo la prima un'altra ditta che farà l'assimilabilità. Oltre a me quest'anno scorso sono partite altre 7-8 aziende a farlo a Napoli, perché stiamo sulla provincia di Caserta. A Napoli un'altra azienda quest'anno, ieri abbiamo presentato la documentazione e iniziamo a farlo. Il problema è che avremo dei contrasti con le amministrazioni certe, perché tutte le volte che abbiamo presentato l'istanza relativa alla possibilità di attuare questi criteri abbiamo avuto delle risposte, vi posso garantire, assolutamente incredibili, proprio, devo dire, sono incredibili, perché non hanno a che fare proprio con nulla, sono proprio cioè vogliamo fare questo, no, non lo potete fare, è proprio però bisogna risposta... dire che il velo è squarciato ed è già un grosso risultato. La vostra esperienza non fa da precedenza, perché fa da precedenza, però ci vuole un poco. Quando hai risparmiato tra quelli che dovevi pagare lo stavo aspettando al banco, sulla questione economica tenete presente che sulle spiagge, dato che accumulano tutto questo debito, lo devono distribuire al cittadino, fino a un certo punto lo possono massacrare, a chi massacrano? A chi ha le superfici più grandi. Quindi ovviamente vi trovate gli alberghi e le strutture turistiche ricreative, i campeggi, le stabilità balneari, dove lì diventa la cosa semplicissima. Pensate che noi una volta fu applicato un'aliquota, perché anche lì c'è una norma che dovrebbe regolamentare l'applicazione di una tariffa sui rifiuti. Noi pagavamo le superfici deputate a produrre rifiuti, quindi la mensa, le aree di deposito, le aree di stoccaggio, tutte le aree, tavolini, dove si produce il rifiuto, siamo tenuti a pagare per quelle aree. Anche i cittadini non lo fanno. Sì, vabbè, quello va per l'abitazione. Però avendo quelle superfici là, noi pagavamo una quota forte per queste aree, che ovviamente era addebitata al fatto che lì si produceva il rifiuto, e quindi ci siamo trovati per un riscontro fatto anche su tutte le altre strutture che di punto in bianco hanno preso le superfici complessive e hanno moltiplicato la superficie integrale delle aree di concessione per questa aliquota. Sono uscite delle cifre, vi posso garantire, proprio il professore forse ne conosce anche più di me, perché si va leggendo i documenti comune per comune, ma parliamo di importi che superano ampiamente, oltre agli utili, ma anche i canoni concessori, che diventa, cioè, se uno paga 50.000 euro di canone concessori e gliene chiedono 90-100.000 per un servizio di rifiuti, guardate che è una cosa che non ha manco del ragionevole, proprio ci si trova in una condizione di impossibilità. Allora, adesso come si barcamenano? Fanno i ricorsi, dove c'è una commissione che gli dà ragione, spuntano sulla cartella, cercano il cavillo giuridico per affrontare questa cosa. Io penso che abbiamo affrontato la strada maestra, ed è quella lì di gestire il rifiuto in maniera conforme alla legge. Cioè, noi chiediamo questo, è il principio. Poi gli altri dimostrassero che non è così. Su questo ci siamo, però già comuni come Pozzuoli ci hanno dato, e sono comuni pure importanti, una certa consistenza. Appena ci siamo approcciati su una problematica del genere hanno subito levato gli scudi per dire non ci pensate. Molte volte questo che fa? Io ho la fortuna di avere, rappresentando l'associazione, o chi attorno a me mi aiuta costantemente, ormai a furia di stare già questo consiglio e parlo anche io di rifiuti come se fossi un esperto, però voglio dire mettetevi nella condizione anche di un piccolo imprenditore che sa che se inizia questa cosa
sotto il profilo di legittimazione, ce l'ha detto il procuratore nazionale antimafia, cioè noi abbiamo avuto pure garanzie che questa cosa che facciamo è legittima. Però quando iniziano a sentire tante altre questioni, poi si lega molto agli aspetti pure amministrativi locali, di non mettersi contro, di non fare, forse la mia posizione mi dà pure un vantaggio di visibilità, allora devo stare molto vicino agli imprenditori che lo vogliono fare, perché poi di fatto questo va a scardinare proprio un sistema che dalle parti nostre è radicatissimo, è radicato in tutti gli strati. Io volevo solo raccontarvi questa grazie Antonio, perché alla prossima.